con il consigliere Gaetano Troncone, consigliere della città metropolitana di Napoli. Oggi il primo di tre incontri per illustrare il PTCP ai consiglieri metropolitani. Grazie, si tratta di un semplice incontro che oggi facciamo con i consiglieri metropolitani e con i dirigenti e i funzionari dell'ufficio urbanistico, semplicemente per prendere atto di quello che è stato fatto negli anni precedenti in merito alla programmazione urbanistica e a tutte le ricadute che essa avrà sui 92 comuni. Oggi sono presenti gli uffici, ci occuperemo degli ambiti 5 e 6, ovvero quelli riferiti alla penisola sorrentina, e semplicemente per informare di quello che abbiamo ereditato dalla passata amministrazione. Lo scopo dell'incontro è puramente quello di informativo, non entreremo nel merito se siamo favorevoli, se non siamo favorevoli, se ci sono delle modifiche, niente di tutto questo, è una semplice informativa. È uno strumento importantissimo che stabilisce i carichi insediativi, come vanno ripartiti i 120.000 alloggi che è il fabbisogno che è stato stabilito da chi ci ha preceduto. Vengono stabiliti in questo importante documento urbanistico tutto quello che sono i percorsi ecologici, rete infrastrutture, bisogno di standard, è un qualcosa che credo che sia necessario, appunto, diciamo, prendere atto di che cosa, di quello che abbiamo trovato. Verrà anche specificato un po' quello che è stato l'iter di questo piano, a che punto siamo dell'iter, quali saranno i processi e i procedimenti che ancora restano in attesa di essere approvati o discussi, e speriamo semplicemente di avere dato un'informazione in più a tutti gli addetti ai lavori. Sono previste successivamente a questo incontro altre due sedute per completare gli altri quattro ambiti che restano ancora da approfondire. Come cambia la funzione di pianificazione urbanistica nel passaggio dalla provincia di Napoli alla città metropolitana? Beh, anche questo sarà anche un po' oggetto della discussione di oggi, dove gli uffici competenti ci potranno anche, diciamo, dare delle maggiori delucidazioni. Certo, ovviamente il passaggio a città metropolitana prevede sicuramente degli adeguamenti che ovviamente non possono non tenere conto di tutto il lavoro che si è fatto fino ad oggi, però siamo appena agli inizi dei lavori e quindi ancora, diciamo, è prematuro poter sbilanciarsi e dire qualcosa su che cosa sarà poi, diciamo, le prossime iniziative. Prospetticamente è possibile immaginare un piano regolatore unico per tutto il territorio metropolitano? Questa è una delle varie ipotesi che sono al vaglio, che sono anche, diciamo, oggetto della proposta di legge. Oggi, diciamo, iniziamo questo percorso. Io, diciamo, me lo auguro che si possa anche arrivare a questo, però, diciamo, è ancora prematuro questa fase, che è puramente, diciamo, informativa, divulgativa. Quindi anche l'amministrazione dei Magistris sta valutando l'evolversi della normativa, però, insomma, si vedrà, diciamo. Assolutamente, tutto quanto appena iniziato, quindi non c'è ancora niente di definito o di stabilito. Stiamo soltanto cercando di studiare quello che è stato fatto, tutto qui.